Ragazzi, ciao, come state? Tutto bene? Oggi che non ascolta, piccolo demo della Machine Plus che sto esplorando. E vediamo se c'è già qualcuno. Vedo Filippo Favretto. Vediamo se... Ciao. Ciao Michele. Come stai? Bene, tu? Bene. Cosa ci fai sentire? Sono uscito da poco con il mio primo singolo, diciamo, due canzoni su Spotify. Sì. La prima si chiama... Ascolti lì? Sì, ascoltale tu direttamente. Cosa scrivo? Il tuo nome? L'accento di dove ti sembra il nome? L'accento, diciamo. Beh, forse un po' veneto. Direi. Sai che Favretto e basta? Sì, Filippo, sì. Ah no, Filippo lo devo scrivere anche. Eccoti qua. E cosa, quale ascolto delle due? Se vuoi la prima. Fino a stare bene? Sì, esatto. Se vuoi tagliare... Da dove sei del Veneto? Di che punto, di che città sei? Padova proprio, sì. Ah, ma dai, Padova. Mitico. Vado. Scusa, di questo tu hai fatto tutto? Cosa hai fatto? Realizzazione? Sì, ho scritto e anche composto e... Me l'ho arrangiato in uno studio a Roma, non da solo, diciamo. Scusa, non ho capito cosa hai detto. L'ho arrangiato in uno studio a Roma. Ah, ok. Non ho fatto... Dal Veneto fino a Roma sei andato? Esatto, sì. Ah, va bene, vado a sentire. Siamo già perfetti, sorriderai, il peggio è già passato. Ti insegnerò a non perdere mai la tua bellezza, il tuo sorriso che sempre mi rende felice. Cosa hai fatto al Pollini? Ho visto adesso il pianoforte? Sì, io ho suonato pianoforte, poi ho lavorato nelle crociere americane in giro per il mondo, sono stato più volte in America. Devi però capire che la musica è cambiata. Cioè nel senso che devi capire che questo tipo di scrittura è un po' del passato, capito? Mm. Cioè non è che abbiamo bisogno di altri 20 versioni di quello che è avvenuto, no, 20 anni fa. Adesso non te lo dico con cattiveria, te lo dico che devi ascoltare quello che c'è in giro, capito? E in qualche modo non sei il primo che mi dice queste cose, quindi io lo capisco. Poi al di là che ti piacciono, chiaramente, cioè uno lo può fare per hobby, allora uno può fare quello che vuole, no? Cioè cantare quello che vuole. Se tu lo vuoi fare in maniera professionale, devi sotto tanti punti di vista provare ad ascoltare prima ancora di fare quello che c'è in giro. Perciò ascoltare il modo di cantare, ascoltare i testi che adesso in Italia ci sono, ascoltare, e con questo non voglio dire che devi copiare, ma devi comunque collocarti in un mondo di attualità, almeno, quantomeno. E la composizione, lo stesso arrangiamento, è tutto che sa di 15 anni fa, 20 anni fa, e te lo dico io che li ho fatti quei pezzi 20 anni fa, nel senso 15 anni fa. Secondo me devi partire prima tu da un'indagine interna, cosa ti piace veramente, qual è la musica che ti piace ascoltare, e di conseguenza se per caso la musica che ti piace fare e ti piace ascoltare questa, quella di 10, 15 anni fa, 20 anni fa, non c'è nessun problema, la puoi continuare a fare, però non aspettarti che ci sia, come posso dire, un facile riscontro commerciale, no? In questo modo di scrivere. Poi, invece, se in particolar modo ti piace questo modo, c'è sempre la maniera di realizzare, di fare queste cose in maniera più moderna, capito? Però ecco, ascolta quello che c'è in giro. Ho capito. Dai, grazie, alla prossima. Ciao.
ragazzi, vediamo un po' chi c'è. Amo Dio, amo Dio. Vabbè, insomma, io faccio Amodio. Giustamente c'è anche l'accento su Amodio. Amodio arte. Ciao, bello. Siete, vi nascondete solo per il Covid o perché avete paura? Da, siete all'esterno? Come vi chiamate? Allora, su YouTube, Quarto Potere. Sì. Dama. No, come vi chiamate voi, dico? Siete Quarto Potere, voi due insieme? Allora, io Quarto Potere, lui Amodio, nome d'arte. Se ok. Aspetta che vi sento male. Cosa devo cercare su YouTube? Potere Dama. Non capisco, scusate ragazzi, sento male. Potere Dama? Iv Potere, sarebbe quarto in numero romano. Ok, ok. Quarto Potere Dama. Ok, ne sono venuti fuori un po'. Allora. Quale ascolto? Quarto Potere Amodio Dama featuring Young Ale? Il primo è un ragazzo che per lui è stata la prima canzone, dopo ci siamo noi. Io faccio il ritornello. Ok, perciò ascolto questo. Dama featuring Young Ale? Stiamo volando, ci rintraccia la NASA. Trappiamo a casa, chiamo la NASA. Sangue blu come una dama. Trappiamo a casa come una stella e basta. Stiamo volando, ci rintraccia la NASA. Trappiamo a casa, chiamo la NASA. Sangue blu come una dama. Abbiamo pezzo come una stella e basta. Siamo sopra il trio, sofferto troppo. Non un punto sta pistola e spingo su il letto. Draghi e pistola la brutta via. Tu non perdi il tempo, tu la butti via. I miei bro da pazzi però strano penso ai consigli che mi ha dato mamma, faccio casi. Ma c'è un casino e magari cercano fuori di che sono in casa. Fuori di casa, fuori di casa, fuori di spazio, vengo da casa. C'è un cartello, non lo so. Incontrare sono già sotto Rock Beach, stop snitch, GTA 5, no glitch. Dici questo link se vuoi donami su Twitch. Sorry ma non dono alle bitch. Io scrivo mangio tutti questi rapperini. Ho visto la tua gang all'asilo dei bambini. Parla così snitch ma sono tutti piccolini. Faccio volate tipo uccellini. Donami ma penso al dinero. Segna la tua fine sempre vero. Manca parte, non proprio. Si la chiude con il via amore. Stiamo volando, ci rintraccia la NASA. Trappiamo a casa, chiamo la NASA. Sangue blu come una dama. Trappiamo danza come una stella e basta. Stiamo volando, ci rintraccia la NASA. Trappiamo a casa, chiamo la NASA. Ok ragazzi, secondo me non è male. Dovreste solo forse un po' lavorare meglio sulla produzione vocale. Capito? Cioè è un pochino troppo scarna la produzione vocale o comunque c'è poco lavoro e la voce arriva un pochino troppo non so come dire, non processa, non perché dobbiate processarla per forza, però è un pochino troppo normale, è come se doveste lavorare un pochino di più la voce, per il resto non è male. Io studio, però adesso io sto facendo mix master e comunque il suono è totalmente. Sì, sì, ma il mix and master non c'entra niente. Io parlo proprio a livello di produzione vocale, capito? Di curare un po' di più l'effettistica, il fatto che risposte siano processate in maniera diversa, le sporche rispetto alle principali, la stessa principale, fare un pochino una ricerca. Perché secondo me è un po' la discriminante, al di là poi di come uno sa rappare, del timbro vocale e del beat. Una delle discriminanti fondamentali per uscire ed essere più fighi e più competitivi è avere anche una produzione vocale della Madonna. Guarda tutti i rapper americani, quelli fighi, cioè voglio fare sempre esempio di Travis Scott, però c'è un lavoro di produzione vocale su Travis Scott che è pazzesco, che è anche poi quello che caratterizza, no? Cioè, il progetto. Comunque dai ragazzi, continuate e mandate altre cose. Alla prossima. Ciao ragazzi. Scusate, vado un po' veloce perché sennò non riusciamo mai a sentire tutti. Allora, unable to join, già mi dice così, unable to join prima ancora di schiacciare. Fabrizio Gualtieri, non mi ricordo se ti avevo già sentito, però proviamo, vediamo che succede. Ah, vedo che Alejandro mi manda già brani da ascoltare.
Intanto Fabrizio Gualtieri non sta funzionando, vediamo, aspettiamo ancora un secondo. Intanto cancello e magari do spazio a qualcun altro, visto che ne ho 6 o 7. Smalox, ho visto che mi avevi scritto anche prima su Instagram, perciò ti do la richiesta, così magari, eccoti. No, ti sento ma non ti vedo. Forse ho il problema dell'altro giorno ancora? Sembra strano, però. Adesso l'ho riperso. Riproviamo Fabrizio Gualtieri. Waiting for Fabrizio Gualtieri. Niente. Riproviamo. Dunque. Riproviamo Smalox, se no a questo punto vado in LTE, magari va più veloce o va meglio, strano. Eccoti, ce l'abbiamo fatta, come stai? Bene, piacere, sono Pietro, ho 14 anni e produco da un po', è la prima volta che sto qua. Da dove ci chiami? Napoli. Da Napoli. Ok, fantastico. Napoli è super fervente in questo periodo, non solo per in generale per la scena musicale napoletana, che in effetti dagli ultimi 5-6 anni è pazzesca, ma anche per un sacco di produttori. Ho visto che hanno anche chiamato qui da me Canova Ascolta, c'è questo Giampiero di 17 anni di Napoli, c'è questo ragazzo che la settimana scorsa, un cantante, Luigi Armani Frezza, che ci ha fatto sentire dei pezzi molto belli. Vabbè, perciò per quello che posso parlare io la vedo super fervente. Cosa ci fai sentire? Un beat? Allora, well, allora io sì, non è un beat, è proprio una base che ho fatto. Ok. È una delle che mi sono uscite meglio, diciamo così. Ok. Poi ve la faccio sentire. Vai, vai, vai. Sì, sì. Carina, ascolta, come l'hai fatta? Con cosa hai usato? Allora, come programma Logic. Sì. Ok. Allora, come programma Logic, poi a livello strumentale ho usato brass, trombe, pianoforte, vocal chop, devo dire la verità, l'ho presi da internet perché ho avuto difficoltà, però ho preso una piccola voce più appicciata e ho messo assieme. Però tutto il resto, l'unica cosa che è stata registrata come audio, per il resto MIDI, è stato i brass. Ok, cioè, cosa vuol dire? Fisicamente chi li ha suonati questi brass? È un amico mio. Ah, ma dai, cioè, cosa ha suonato in particolare? Abbiamo fatto vari audio, proprio per creare quell'audio pieno, no? Per fare quell'effetto. Sì. No, ma è pur sempre una tastiera o è una tromba o dei corni? Tromba. Cioè... Ah, figato, bello. Ascolta, mandamelo anche a musica@canova.pro, così lo ascolto meglio, magari, perché col telefono non è che si sente benissimo. Però, comunque, continua così. Ti piace? È la cosa che ti piace di più fare, o no, fare musica? Sì, mi piace veramente produrre, però ho iniziato a produrre quando ho iniziato ad avere basi su mix, qualcosa di niente, che ho imparato con amici e altro. Poi mi misi su Logic e... Giusto un altro.
È lento, ne avevo preparato uno veloce e uno lento. Se è possibile... Vai, manda il lento, vai. Figo questo, oh. Questo a me piace, per quello che riesco a capire mi piace molto di più della, cioè, non che l'altro non mi piacesse, però questo è figo. Mandami anche questo, così li ascolto bene, poi ti scrivo dei commenti, capito? Ok, su qua, dove devo mandarlo? musica@canova.pro. Aspetta, è un'email. Sì, è un'email, te lo scrivo comunque anche qua nella chat, così lo vedi, guarda, aspetta, hai vista? Il tempo che carica allora, musica. Ok, perfetto. Mandamele qui, dai, che dopo le ascolto bene e ti scrivo dei commenti. Iscriviti anche, non so se sei già sottoscritto a canova.pro proprio, che così ti becchi anche un sacco di campioni nuovi ogni settimana o di preset che magari ti aiutano anche a produrre meglio. Per iscriverti devi andare nel sito, vai proprio nel sito canova.pro e segui nell'alto, c'è un tab con scritto canova.pro e metti il tuo email e vieni iscritto automaticamente. Grazie. Veramente. Dai, alla prossima. Continua così, che a me sembrano belle. Poi ti scrivo dopo. Ciao. Va benissimo. Ciao. Figata, 14 anni io non sapevo neanche attaccare un jack alla tastiera. Ho cominciato a 16 anni, ma cioè, comunque figo. Allora, scusate, mi sono preso... Madonna, c'è una lista, non ci posso credere, siete in 10. Allora, cominciamo Andrea Talotta in ordine alfabetico. Complimenti comunque a Smalox, si chiamava Smalox. Ciao! Come va? Non ti vedo, non riesco a vedere. Ah, ok, io ti vedo. Io no. Vuoi che ti richiami? Sì, perché stiamo riscontrando problemi con il caricamento del video. Allora, aspetta, metto giù e ti richiamo. Andrea Talotta. Allora, aspettiamo, vediamo se riesco a beccarlo di nuovo. Oddio, mi sono dimenticato. Talotta, abbiamo detto. Eccoti, ti rivedo, Andrea Talotta. Andrea non si collega neanche, cavolo. Aspetta che riprovo. Riprovo ancora. Nel frattempo facciamo partire qui. Niente, cavolo Andrea, mi dispiace. Riprovo per l'ultima volta, Andrea. Forse dovevamo tenercela così la connessione. Anche se tu non mi vedevi, potevi... Eccoti, okay. Li vedi? Sì, perfetto. Dai, cosa ci fai sentire? Ciao, allora, ho inviato sulla tua mail. Ok. Su quella canova... Sì. musica@canova.pro. Sì, esatto. Aspetta che lo cerco. Con che nome? Guarda, l'ho appena inviata, quindi deve essere una delle ultime. L'ho inviata tempo fa e ora l'ho rinviata adesso. Ma com'è l'email? t-basso-andri con la y@gmail.it. Ne ho trovata una dell'11 settembre. Può essere. Ma questa, dai. Allora, due inediti. Quale suono? Ce n'è uno che si chiama audio. Come? Ok, fai quello audio. Ok. Che sono comunque delle bozze, non sono. Non so quale ancora... sia, perché questa? Ok, ma sono comunque bozze, non sono ancora. Questo cos'è? Sei tu che canti, suoni, fai tutto? Io faccio testo e canto e poi c'è un altro mio amico che fa le produzioni. Però questo qua è un type beat che ho trovato. Ok, va bene. Allora ascolto. Da dove ci chiami? Calabria. Calabria?
sveglio e penso che è meglio fare colazione che stare a letto con te. Lo dico perché non ci sei, ma ogni scusa è buona tanto per parlar di lei. Ti che sorridi mentre parli, abbassa il finestrino e faccio finta di distrarmi. Ti dico cose senza senso, poi ti porto a casa piano per recuperare tempo. La vita è bella e complicata, tipo quando splende il sole ma la strada è un po' bagnata. A volte è strano e molto stronzo, tipo il lunedì mattina che ti svegli ancora stronzo. Voglio viverti distinto, con te come quando perdi ma pensavi di aver vinto. Non ne ho capito mal motivo, come faccio una persona a farti sentire più vivo. Che farai quando tu faccia al balcone e non mi troverai? Perché salmare come andrà a finire tra di noi? Mi chiedi che farò quando sarai tu a cercarmi, io non ci sarò. Questa sarà una risposta che non ti darò. Ok, ascolto al volo anche l'altra, cosa dici? Vado. Okay. Questa invece non è il beat, l'ha prodotto il tuo amico. Esatto. E io mi sento già grande, ed anche se sto distante, mi fumo un'altra sigaretta davanti alla porta, aspetto che ritorni qui. E tu ti senti già grande, ed io che guardo la grandine, e trago già dalla finestra, penso a questa storia che non può finire qui. Ricordo che correva insieme sul motorino, tu mi gridavi all'orecchio, ti prego resta bambino. Ed io guardavo la strada mentre sorridevo, pensavo dura sei per sempre ma non era vero. Perché dopo si cresce in mezzo a false promesse, se questa vita è la stessa, se ambizioni diverse, che credevo dentro me che ci saresti stato. Ed ogni volta mi chiudevo ed ero una cazza. Perché aspettavo, perché aspettavo, perché aspettavo quel messaggio, mi dicevo ora la chiamo. E ne inventavo le scuse perché facevo il duro, intanto ti allontanavo, non capivi sicuro. Che cosa pensi di me? Sono curioso, lo sai. E sono sempre in ritardo, come un treno di corsa, tu te ne vai. E io mi sento già grande, e anche se sei distante. Allora, prima le cose belle, no? Secondo me, il problema che di tanti che sento, che non trovano la loro voce e non riescono a essere diretti e immediati nella comunicazione, no? Del canto, tu non ce l'hai. Nel senso che secondo me tu invece proprio è una roba forte che arrivi. E anche a livello di scrittura comunque si può migliorare tanto. Però sembra che senti le cose che dici, cioè almeno comunque la comunicazione esiste, cioè c'è una comunicazione, non c'è una finzione. Il type beat è un type beat, perciò ecco forse la prima canzone è un po' una canzone già sentita, no? Come modo di scrivere, no? Che fa un po' parte di una tradizione italiana che funziona sempre, che ha quasi, si potrebbe anche dire che Super Classico fa parte della stessa tradizione in qualche modo, okay. che ha iniziato Jovanotti nel 92 di fare le canzoni in maggiore col rap in quella maniera lì, però ci può stare. Io quando andate a produrla, la cercherei di produrre in maniera che possa essere fresca e innovativa e curerei un po' di più. Non sei fortissimo cioè non che il testo non vada bene, ma nell'essere originale nel testo, che non è una cosa facile, non è una roba facile, però provare a lavorare di più sul linguaggio, cioè a scrivere qualcosa che sia più solo tuo. Il secondo pezzo, secondo me, sta più in piedi come scrittura. Ecco, no, scusa, volevo dire che nel primo pezzo non c'è inciso. Il primo pezzo ha bisogno di un inciso forte. Il primo pezzo è calcola che il primo pezzo che hai ascoltato, quello sul type beat, non è la prima volta che l'ho registrato. No, vabbè, però io ti dico tutto quello che sento. Cioè, ti serve, questo deve servire a te per poi cercare, no, di migliorarti, certo, di crescere. Nel secondo invece c'è già più senso, no? Cioè, c'è anche più l'inciso e più tutto. Lì forse sento un po' il limite della base. Il poverino, non voglio, cioè non ce l'ho con nessuno, però forse dovreste cercare di trovare qualcosa di un pochino più creativo. Per carità, non è fatta male, cioè neanche anche il fatto che quasi sia un po' dance 90s come sonorità, non so se sia voluto o non voluto, non è male. Però cercherei di essere più particolare, di trovare più originalità nella base. Okay. Però in generale continua, cioè non c'è, secondo me devi lavorare, capito? Cioè, però vabbè, sai, come tutto, certo, ci sta, infatti. Dai. È quello che farò. Alla prossima, dai. Ok, grazie. Ciao, Andrea.
Dunque, oddio, scusate, vedo 1000 richieste, mi sono un po' perso nelle richieste. Allora, stavo cercando di andare in ordine alfabetico. Vediamo Roberta Azzolini. È vero, la prima mi sembra... Ciao! Ciao! Non sei Roberta Azzolini? No. sono perspicace. Come ti chiami? Sono Fabrizio Gualtieri, ho provato prima ma non funzionava, non so per quale motivo, insomma. Ti sei collegato? Ho provato dal cellulare di Roberto. Cosa ci fai sentire? Allora, io sono un batterista, vorrei farti ascoltare un brano che ho registrato per un cantautore con cui collaboro da un po' di tempo. Sì. Te lo posso mandare o tramite il mio YouTube del mio computer oppure... No, lo sento io se vuoi, dimmi, esatto. Dimmi pure come... Allora, su YouTube basta scrivere Mia... Sì. È forte, Mia forte, forte okay. Cantautore, Mia il brano. Troverai la prima immaginetta con una macchina bianca. Sì, esatto. È lei. Adesso parlami. Perciò, scusa, io di questo ascolto, ascolto tutto, però tu hai registrato la batteria. Sì, io ho curato tutti gli arrangiamenti ritmici. Ah, anche? Cioè, arrangiamenti ritmici, ok. Sì, va bene. Tutta quella parte lì. Vado. E insomma, ascoltiamo un po' e vediamo cosa ne pensi. Dall'inizio, okay, okay. Adesso parlami anche un po' di te, di chi eri e cosa in fondo c'è, negli sguardi e invece le lacrime, insieme tu perché, della tua coerenza e della realtà, delle tue incomprese e grandi qualità, della tua grandissima e vecchia città che ti mancherà. Dove non torno quasi più, mi sa che è tutto qui, mi sa che è già finita, perché hai confuso la speranza con la sfida, mi sa che stai imprecando, mi sa che stai invecchiando, e che l'attesa non c'è più nella verità. Adesso dimmi tutti i tuoi vecchi eroi, quelli in cui credevi e quello che oggi vuoi, quel che dici a tutti e quello in cui non hai creduto mai. Della tua terra finta crudeltà. Non riesco a capire se questo arrangiamento di strofa mi piace o mi sta andando fuori di testa. Cioè, non è male. Però non lo so, cioè mi sembra come se forzatamente uno volesse inserire i temi in pala in una roba che non c'entra un cazzo con i temi in pala. Però okay. Non mi dispiace, non so neanche se mi piace, ecco, sono in quel mix lì. Okay. Per carità, non so quanto ci sia di intenzionale o quanto non ci sia intenzionale. Sai, è difficile giudicare queste registrazioni indie perché tante volte sono una merda perché sono una merda. Cioè, non so come, cioè, non perché è fatto apposta a farle di merda, capito? Cioè, però a me non dispiace, ecco, questo non era per fare era per fare un complimento, non mi dispiace questa roba quasi finto anni 70, anche nella registrazione, anche nella sloppiness del timing, che è un po' a cazzo, capito? Sì. Basta, cioè, è anche difficile giudicare un batterista, no? Sentendo... Sì, no, io parlavo della canzone. Cioè, però a me la canzone non dispiace neanche, così. Devo dirti, se posso dire un mio parere, mi sembra che siamo un po' alla fine dell'indie, in Italia. Questa roba che in Italia chiamate indie, che non vuol dire niente, mi sembra un po' che siamo alla fine, stiamo un po' grattando il barile. Però, per carità, e soprattutto che questo, il fatto di avere 1000 uscite di questo tipo di indie, annulli il concetto di indie stesso e fa venire fuori che esiste, alla fine rimangono solo tre artisti, capito? Voglio dire, quando pensi a Calcutta non penso neanche più a indie, penso a un grande della musica italiana che paragono a Lucio Dalla, ecco. E forse altri due, un paio, poi il resto si perde un po' in questa nebbia chiamata indie. Detto questo, però, sentendolo così a me non dispiace. Dai, alla prossima! Ciao, ciao, grazie. Ciao. La review più divertente del secolo. Scusate ragazzi, mi perdo perché c'è una lì, se siamo sempre di più non ce la faremo mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 persone. Chiara Stefani, vai. Aspetta che ho perso però, stavo schiacciando. Vai. Ehi là?
Ciao, ciao. Padovani ormai, perché mi ricordo padovani che mi hai detto. Padovani tutti. Tutti padovani. La prossima volta facciamo solo, facciamo, lo chiamiamo Padova Ascolta invece di chiamare esatto. Canale Ascolta. Cosa ci fai sentire? Io ti avevo mandato sulla mail delle ho cose visto che prima. Volevo sperimentare un po'. Allora, aspetta volevo un capire. Secondo. Come si chiama la mail, la tua email? Chiara11. Vabbè, intanto scrivo solo Chiara11, che l'ho qua trovato. Bozze. Quale vuoi che faccio partire? Ma non sei tu. Comunque sono tutte bozze che io ho buttato giù a sentimento. Io non sono molto esperta nella produzione. Perciò questa cos'è? Sei tu che comunque hai fatto tutto tu quello che sento. Sì, tutto esatto. Allora, aspetta un secondo che lo trovo. L'ho scaricato, ma non so. Mi sai dire se è questo? C'è un'intensi luna piena su. È questo qui? Un cielo all'interso non so più. Che giorno è quarto l'oroscopo? Amore non pervenuto, soldi che non ho mai avuto. Sono notti che non dormo più. Vedo le ore, i giorni, come stai tu? Anche una città intera non basta più. Voglio andare a ballare, non pensare, mi manca anche il mare. Scrivo di notte a chi non si ricorda neanche più. Scrivo canzoni ogni volta che mi sento giù. Cosa voglio dire non lo so, nemmeno lo so tu. Intanto fisso soffitto in questa stanza a testa in giù. Troppe le volte a testa in giù. E questa notte non passa più. Al buio vedo occhi blu, ma non sei tu. Questa è quella che mi avevi scritto, difatti, che dicevi che secondo te era la più interessante. Sì, posso, sì. Quanti anni hai? 25. 25, ok. Ne ascolto al volo, ti va? Un'altra, queste due che mi hai mandato? Sì, questa è la più particolare. Io sto cercando di sperimentare perché vorrei anche capire appunto se c'è uno spazio, perché so che nella musica tanti stanno facendo tante cose diverse. E vorrei trovare una cosa un po' mia. No, allora, questa qui a me piace. Mi piace più che la scritta. Allora, trovo che non ci sia una stesura ancora. E perciò a un certo punto ti perdi. Quando ti aspetti sì. che succeda qualcosa non succede. Esatto. No? O meglio, magari già sta succedendo. Però e questo non mi servirebbe qualcuno con cui esatto strutturare insieme. Sì. Però aspetta, lasciami finire. Ti dico solo, la cosa che mi piace di più è il timbro vocale. Indubbiamente, cioè è quantomeno in un panorama dove molte voci si assomigliano, mi sembra che ci sia lo spazio per poter invece trovare qualcosa di figo. Deve essere sicuramente qualcosa di come produzione e come poi canzone, di rimanere così minimale, totalmente minimale, e esatto. giocare tutto sulla voce. Sulla voce ed eventualmente su un arrangiamento che faccia della voce il centro, no? Perciò anche che le tue voci possono essere anche in qualche modo ritmica, che possono essere anche altre cose. E perciò questo è quello che mi suggerisce la canzone che ho appena sentito. Fammi sentire altre due, o comunque al volo, così almeno capisco tipo, di cosa siamo parlando. Tipo, Sete di te è più completa, ma secondo me è un pochino sì, più... non so, non vedo i titoli perché vedo, sei tre play, perciò faccio partire la seconda. Ok, allora vai a caso. Vado a caso, dai. Sei tu che suoni la chitarra? Sì, sempre. Sono le 4:30 di una notte un po' diversa. Non arriva il sangue alla testa, solo vino rosso resta un altro po'. È ancora accesa questa sigaretta, chiedimi come sto, se mi piace il rock, se ho mai visto New York, perché bevo vino rosso, se odio l'alcol. E io sete però che ho bisogno, lo so, portami a bere qualcosa di dolce, senti quest'aria. Sì, questa mi sembra un po' più da lavorare, esatto. Capito? Sentiamo la terza, al volo. Mi sono alzata mille volte. Questo secondo me è ancora il tuo stile un po' più... Lasciami potrebbe alzare, si potrebbe velocizzare, secondo me. Ma qua, secondo me, posso dirti già, sento che la comunicazione è molto diversa rispetto alla prima. Cioè, la prima c'è qualcosa che hai centrato nella comunicazione, che sia... Sì. Che sia
quello che stai dicendo, come lo stai dicendo, la tonalità, non so cosa, devi lavorare su quella roba lì. Cioè, quella lì ha qualcosa. Allora, io posso provare a trovare qualcuno che ti aiuti, e adesso poi magari ti rispondo all'email senza che rubiamo troppo spazio agli altri, però o qualcuno che ti aiuti nei testi e qualcuno che ti aiuti anche nelle stesure, nelle cose. Cioè, praticamente nel songwriting. Esatto. E queste sono le uniche tre cose che hai o hai altre mille cose? No, ho scritto anche altro, però secondo me cioè, mi piacerebbe rimanere nel mood della prima. Cioè, okay. Trovare un modo per... Ho visto che quando ho visto il tuo Instagram, no, che l'avevo visto, l'ho notato l'altra volta, non mi ricordo perché avevi fatto una menzione di qualcosa, non so perché, insomma, avevo visto velocemente. Tu cosa fai? Spesso molte cover su Instagram o sì. No? Okay. Sì, per ora sto facendo solo cover. Ok, ok, va bene. Dai, allora magari ti scrivo poi privatamente e ti vedo se riesco a trovarti anche proprio là nella zona qualcuno che ti può aiutare. Comunque, com'è Padova in questo momento musicalmente, secondo te? Non lo so, nel senso tu da cosa arrivi musicalmente? Hai fatto qualcosa al conservatorio o semplicemente hai studiato? No. No, io sono sempre stata molto appassionata, ho fatto tutto molto da autodidatta, ho solo preso qualche lezione di canto. E qual è il tuo percorso? Continui a prendere le lezioni di canto o no? Adesso le avevo interrotte per il coronavirus, però andavo a Bergamo a prenderle. Ammazza, sì sì, io continuerei con le lezioni di canto perché ti serve secondo me a... Allora, per quanto il timbro, la timbrica è molto particolare ed è bella, ti serve avere... Cioè, imparare il canto, poi no, vuol dire mille cose, vuol dire imparare la respirazione e imparare a fortificare la voce, che in alcuni casi potrebbe servirti. Perciò quella roba, appena sto cazzo di coronavirus finisce, io la continuerei. Detto questo, stavo dicendo, ma invece i tuoi studi, cosa, cioè il tuo percorso invece, hai un percorso lavorativo che non c'entra niente con la musica o invece stai provando? Esatto, io ho finito, mi sono laureata da poco la magistrale, quindi adesso mi sento molto più libera mentalmente, anche per potermi concentrare un po' di più. Va bene, dai, e allora... ho imparato a suonare il piano, insomma. Ti scrivo dopo, dai, ti scrivo dopo. Vediamo. Ok, se grazie mille. Qualcuno. Dai, alla prossima. Ciao Chiara. Grazie. Ciao. Sì, comunque c'è qualcosa di interessante in quel primo pezzo. Sarebbe bello costruirci intorno una produzione, una cosa, magari aiutarla anche a finirlo, ma magari lo troviamo. Scusate, Mace DJ, vado avanti, perché oggi non ce la faremo mai a ascoltarvi tutti. Grande Smalox, è vero, mitico. Eric, how are you? Ciao, buonasera, come stai? Molto bene, grazie. Tu come stai? Benissimo, da dove ci chiami? Io sono da Bologna, sono un DJ produttore, faccio musica da 16 anni più o meno. Però... Compongo i miei brani e mi esibisco principalmente all'estero. Mm-hmm. Solo che è da un po' di tempo che sono molto propenso a registrare vari cantanti e cercare di miscelare vari generi e sono interessato a sapere qualcosa... un tuo feedback, sì. Perché io ho tanti agganci per poter magari lanciare i cantanti nel mio mondo, e adesso rimetto. Ora sono interessato anche a cimentarmi su un ambiente un po' più pop rispetto a quello elettronico nel quale mi esibisco molto. E adesso ti ho inviato una produzione okay. Che è un mezzo beat, che è una miscela tra salsa e hip hop. Cosa cerco? Io la mia mail è Maceberg. Scusa, Maceberg con due G. Ok, trovato. No, però esatto. Una, se sei interessato, poi posso farti sentire qualche altro ascolto. Insomma. Tendiamo a fare roba di un minuto, capito? Perché intanto ascoltiamo questo solo è un una. Mix tra salsa e hip hop. Vado. E questo, scusa, c'è anche chi canta? Allora, canta un mio amico cantante che si chiama Avex e un altro ragazzo che lavora in aeroporto. E un altro ragazzo che lavora in aeroporto che si sta cimentando come cantante. Perciò sono due cantanti, mentre tu hai procurato tutto il resto, produzione, eccetera. Produzione, gli ho chiesto come cantare il flow e tutto quanto e loro mi hanno ascoltato molto bene, sono abbastanza contento del risultato. Ce l'ha. What I got from my friend and my solitude. I'm a disciplined nigga with attitude. I ain't getting distracted, I'm all in my head. But with a dude, I'm a bust in the wall. Mama told me, boy, don't be rude. But the time's typical to keep my cool. Ahora recordamos un imagen. Abrazamos esto estante. De felicidad y tristeza. Porque se fija a la cabeza.
Allora, fermo subito. La canzone non lo so, capito? Neanche le voci non lo so. Cioè, insomma, boh. Cioè, direi che c'è molto da lavorare su tutto, su qualsiasi cosa. Non è ancora finita, infatti. L'idea, sì, ma proprio anche la top line, anche la canzone, anche tutto quanto. L'unica cosa che salverei, però che svilupperei molto meglio a livello di tecnica, di produttiva, è l'idea di abbinare la trap al, come hai detto tu, come si chiama? Alla salsa. Alla salsa, non è male. È una roba che potrebbe fare tranquillamente Pitbull come concetto, però ci vuole un po' più di capacità nel trattare l'argomento, nel senso che è molto clean tutto, invece questa roba dovresti farla ignorante, capito? Dovrebbe essere ignorantissima, perciò le 808 dovrebbero essere distorte. Il tiro del brano dovrebbe essere molto più o swing o molto più salsa, cioè è qua è troppo inquadrato in una quantizzazione, capito? Che è tutta lì, capito? Però l'idea non è male. Cioè quell'idea. Se no, ti ho inviato se vuoi, sempre se hai tempo. Ne ascolto uno perché ho 13 persone in Ah, okay. Dai, ma casomai alla prossima. Dai. Volentieri. Ciao. Dai, ciao Mace. Ciao. Ok, ragazzi, andiamo avanti. Anche perché sto cercando di ricordarmi chi ho già sentito. Vedo molte persone che ho già sentito nelle richieste e perciò scusate, ma cerco di ad esempio Alfredo Tedesco mi sembra di non aver mai sentito. Però magari invece l'ho già sentito, Alfredo. Alfredo, ti vedo al buio. No, ti vedo adesso. Sì, ciao. Ti avevo già sentito? No. No, non ci Perfetto, sentiti, allora ho beccato la persona inedita. Cosa ci fai sentire? Io ho mandato una mail qualche mese fa, non so se l'hai letta. Non lo so neanch'io, sinceramente. Te lo posso dire in tempo reale. Sì, atrecord@live.it, la mia mail. Oddio, non ho ricevuto ATTI. ATTI. Ancona Torino Record. Ancona Torino. Sai che non è arrivato niente? Non è che hai sbagliato email? ATTI Record non c'è niente. Ah. Mi spiace però. Cacchio, forse. Ma non è che ha ti spazio o no? A ti. Ma fammela sentire da lì, dai. Non ti preoccupare, fammi sentire. No, era una demo che avevo mandato. Allora rimandala e la prossima volta me la vedi. Dai. Ok, ciao. Gentilissimo. Ciao, Alfredo. Ciao. Michele, alla fine hai ascoltato il brano che ti mandai sulla tua strumentale? Sì. Bravo, l'ho sentito, potrei risentire anche qui, ma volevo, come dicevo, facilitare le persone che non hanno mai parlato. Se ho un secondo lo sentiamo anche insieme. Non mi sembrava male, mi sembrava che ci fossero ancora delle ingenuità. Magari ti rispondo, se non ce la faccio a farti sentire in diretta ti rispondo in privato. Anche se in realtà vedo molte persone che ho già sentito, però Plus 39 ci siamo già sentiti, mi ricordo, mi sembra, Packbot, però Packbot mi sembra a questo punto sento tutti. Ciao. Ciao Michele, scusa, non so, non mi ricordo di essere in diretta. Ci eravamo già sentiti o no? No, mai. Ok, allora ce l'ho fatta a beccare un'altra persona che non avevo mai sentito. Ti ho mandato una mail di cui ti scrivo l'indirizzo nei commenti. Dimmela pure. Due pezzi di cui parlo. Nuvole, l'ho trovato, Nuvole. Esatto, sì, lui. È stato prodotto da me e cantato da un mio amico con un Behringer C3, quindi un microfono da 50 euro. Vabbè, dai, considerando che Bono ha cantato tutti i dischi con un microfono a 100, non mi sembra un problema. Vado. Scusa, perciò qui è la tua produzione. Esatto, okay. Io di solito produco un po' EDM, pop, però mi sono spostato un attimo sulla trap con questo beat. Vai.
limiti qua, adesso quando parte la ritmica. Fino a sì, dopo punto... si apre un po' di più, diciamo, cioè, sì, ci sono le cambi. Si rivelano ritmici, i tuoi limiti di qualità, cioè, la ritmica non è bella quando parte qua i suoni, capito? Nel pattern né tanto i suoni, cioè non è bella, però capito, potrebbe essere molto meglio, potrebbe esplodere di più, però prima non era male, comunque rimanevi in un tubone, capito, che non era male. Sì, diciamo che questo brano era stato realizzato più che altro per la vendita, quindi insomma non mi ero impegnato nemmeno troppo, però poi questo mio amico ha detto mi piace il beat, allora ho detto scusa, uniamo le due cose, quindi sì, ti do un consiglio, non esiste impegnarsi poco, ti do un consiglio, sì, io sì, sono impegnato sì, sempre tanto, anche se la roba è a tuo parere non è per una roba importante, cioè devi sempre cercare di fare il massimo che puoi, capito? Sì, poi, sì. Ovviamente un conto è fare i primi beat, mi rendo conto, però comunque continua, dai, devi un sì, po', insomma, cioè, la timbrica è fondamentale al giorno d'oggi, no? Cioè la scelta sonora. Però, dai, alla prossima. Va bene, ciao, grazie. Ciao. Chi è che dice voce un disastro? Bello, sì, anche a me piaceva l'arp che fa le bolle, è vero, l'arpeggio che fa le bolle. Il beat ci sta. Ti seguiamo da New York. Grazie, ragazzi. Ho voglia di risentire il primo pezzo di quell'ultima ragazza di Padova. Sai, è vero, anch'io. Questo me lo... Io ce l'ho, però tu no. Che lo riascolto dopo. In realtà non ho mandato qualcosa per la prima volta. Ah, scusami. Plaster... Allora, scusa, ti richiamo subito. Ero convinto che... Di averti... Non so perché. Mi ricordo di fatti il tuo nome, il tuo tag. Vai, eccoci qua, Plaster39. Ciao. Ciao Michele, ciao, buonasera a tutti. Mi sa che non mi vedi. No, ti vedo. Ah, ok, perfetto. Cosa ci fai sentire? Ti vorrei far sentire un remix che ho fatto del pezzo di Demi Lovato, Cool for the Summer. Ho trovato la cappella, io amo quel pezzo e te l'ho mandato per email 46 minuti fa. Okay. Lo trovi come CIXXJ. CIXX, ok, trovato. Perfetto. Tac, Demi Lovato, Cool for the Summer Remix, perfetto. Yes. Vado? Vai. Scusami, e tu di solito fai questo? Cioè, cosa tendi a fare, più remix o...? No, di solito più original, però questo mi ci sono divertito un sacco a farlo. Sì, okay. Sì. E volevo riarmonizzarlo anche. Come? Volevo riarmonizzarlo, cioè volevo dargli proprio degli accordi diversi adesso. Rimane sempre nel campo un po' così, cioè della non professionismo, sentendola, no? Ci sono mille cose che andrebbero corrette, anche forse la scelta timbrica di molte cose, però comunque ti sei divertito, dai, cioè alla fine sì, comunque sacco, gira, cioè gira comunque, dai. Oh, bene, ti alla ringrazio. Ciao. Ah, l'hai provato il Cordimist poi? Come? Il Cordimist. No, non l'ho provato, l'ho menzionato l'altra volta. Sì. Hai ragione, me lo bene, bene. Aspetta che me lo scrivo, perché era una roba figa da provare. Aspetta che me lo scrivo, ho un sì, assolutamente. Reminder, tutte le cose da provare. Aspetta che lo scrivo, tu check Cordimist. Guarda quanto lunga è, oddio, qua forse non so neanche se sia aggiornata, ma
Fantastico. Dai, alla prossima. Ciao, 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 ciao. Allora, ragazzi, la lista è sempre lunghissima. Siamo sempre 10 per 12 persone, però dunque Sigma l'avevo sentito, ti avevo sentito l'ultima volta. Gabriele Putrino, io mi ricordo di averti sentito, però ti chiamo, vediamo se magari mi sbaglio. Innominato, siamo in due, cosa vuol dire? Ciao. Ciao, Nova. Come stai? Ci avevamo già sentiti, mi sembra, mi ricordo, sì, la faccia. Ci sentiti la scorsa live. Allora, cosa ci fai sentire stavolta? Allora, questa volta vi faccio sentire una mia produzione che ho fatto in featuring con un altro ragazzo. La canzone si chiama Fumo troppo stasera, la cerchi, la puoi trovare su YouTube. Ok. E tu cosa fai? Io ho fatto la produzione e poi ho anche cantato dal ritornello dove li faccio i cori. Come si chiama Fumi? Come? Fumo troppo stasera. Sì. In cielo. Come si chiama il... Il cantante Odie. Odie, ok, trovato. E tu sei produttore e dall'inciso fai solo i cori o c'è anche la tua voce principale? Allora, nel ritornello c'è la sua voce e la mia che gli fa i cori e poi la seconda strofa sono io che canto. Allora vado, magari salto dopo un po' tempo. Sì, sì, sì. Gira tutto attorno a noi, la distanza non ci ferma. Solo fuori dagli schemi, noi stiamo più sereni. Dopo tutto siamo in piedi, con la forza di tenerci. Sono zero che mi piace farmi, che poi ti incazzi se penso con tanti. Ti faccio un po' male quando non mi parli, facciamo in grande. Dimmi come stai, ti stavo pensando. Non è male, dai. Anche il beat. Ma io è bello. Sono dopo. Sì, sì, il beat è bello. Non sei sincero. Tutto suoni al ritmo dei nostri colori, cancelliamo i ritardi, ti spoglio dei giorni, ti tiro questo nei miei sguardi. Dai, bello comunque, complimenti, dai, è fatto, intanto è curato molto bene tutto. Anche il video ho fatto io, tutto il lavoro artistico, come ti dicevo. Troppo, non esagerare. No. Ti giuro. No, però dico, bello, dai, cioè, allora, ho visto qualcuno diceva un po' boro, cioè, non, sì, però devo dirvi, adesso al di là dell'originalità, a me non dispiace, è chiaro che ci sono mille proposte, però, certo, sicuramente. Però la realizzazione è fatta bene, il mix è fatto molto bene, il suono della voce è fatto bene, la produzione vocale è fatta molto bene, cioè anche, bisogna anche dirle certe cose, perché grazie molte mille. Volte, cioè, l'80-90% delle produzioni non sono fatte così bene, capito? Perciò forse magari dovete curare un po' di chino di più, sì, più che l'originalità, io avrei forse... Tu come esci nel video potresti uscire più figo, nel senso che non vuol dire che devi essere, sì, più figo questo, tu. Qui volevo dare un mood un po' più sad, ma se no, non so se ricordi i progetti che ti ho fatto sentire altre volte, facevo roba anche diversa, è che mi reputo abbastanza versatile, quindi ho fatto, cioè, su questo tipo di comunque, continuate, perché, cioè, devo dirti, l'aspetto produttivo mi è piaciuto molto, anche come ha trattato le voci, anche il tutto, fatto di non... Il fatto anche di non per forza riempire troppo gli arrangiamenti, ma di continuare questi bei vuoti, cioè come si, sì, fa in America, perciò continua così. Anzi, se hai anche dei beat, delle basi, mandale pure a musicatcanova.pro, che comunque magari li usiamo per qualcosa, capito, qualche artista. Grazie o, mille. O comunque ti mando. Comunque continuo, ti ringrazio per queste belle parole, anche perché avendo curato tutto, mix, produzione, comunque sapere che è un lavoro, non ti dico professionale al 100%, però per i mezzi, potrebbe, però lo potrebbe essere arrivato a questo livello. Sì, sì. Dai, continua così. Alla prossima. Così.
Grazie mille. Ciao, 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 ciao. Scusate, vediamo se c'era ancora qualcuno. Oddio. Scusate. Ecco, non mi funziona più il tastino per... Incredibile. Per far venire, per vedere chi ha fatto la richiesta. Oh, è pazzesco. Schiaccio sul tastino e non va. Allora, riprovo. Ecco, no. Incredibile. Aspettiamo la richiesta. Cioè, volete che faccia una richiesta a Shock Music? Vado, faccio io, guarda. Tac. Perché purtroppo non vedo la lista di persone che mi ha richiesto. Eccoci. Ciao. Ciao. Cosa ci fate sentire? Cosa ci fai sentire? Siete in, di più? Siamo sì, in tre, solo che mi vedo solo io. Quindi... Siete mitici. Tutto a posto. Cosa fate? Tech House, Minimal Tech House soprattutto. Ok. Ti abbiamo mandato la nostra, la prima release e ti abbiamo mandato due inediti caricati su SoundCloud. Cosa preferite che senta, che ascolti? Quello che preferisci. Ti abbiamo mandato sia il link Spotify che i due, che la raccolta di SoundCloud. Come si chiama il vostro email? shoke.music.03 S-O. Eccolo qua, trovato, perfetto. Ascolto Spotify, vado? Va bene. Okay, bene. Da dove ci chiamate? Da Napoli. Da Napoli, mitici. Oh, Napoli vince, cazzo, su Napoli. Ok, ma io sono nato con la dance, capito? Nel 90 ho lavorato per la Time per tanti. Allora, non è male. Da quanto lo fate? Da poco dopo la quarantena abbiamo iniziato. Allora ok, allora siete già messi bene, nel senso che c'è ancora molto da imparare, nel senso che starei molto più attento alle frequenze basse. Non colpisce veramente figo nelle basse, cioè colpisce ma non colpisce nelle sub, capito? Io qui ho comunque delle ottime casse per poterlo sentire. Poi, visto che gli elementi nella tech house, in generale nella house in generale, ma ancora di più nella minimal tech house, sono pochissimi, no? Dovete stare ancora più attenti al tiro. Non che non abbia tiro, però potete migliorare molto di più con transient modulation, sia togliendo che mettendo. Cioè, ho l'impressione che lavorando di più su quell'hi-hat aperto, o sul suono, o su andare a renderlo più corto, cioè, ho l'impressione che si potrebbe far groovare ancora meglio il rapporto tra cassa, hi-hat e gli altri elementi. Ok. Quindi, ancora. Okay. E bisognerebbe sperimentare. Con un leggero delay sull'hi-hat, bisognerebbe sperimentare con un transient modulator che toglie invece un po' di... e lo renda più aggressivo e più corto. E più corto. Bisognerebbe, una volta che l'hai reso più aggressivo e più corto, comunque sperimentare con dei distorsori e con un riverbero, magari dalla parte opposta, che crea una lunghezza e un rimbalzo. Poi, quel campione continuo di voci, no? Che parte filtrato, che poi si apre,
ho l'impressione che ci siano delle frequenze che vadano contro il basso e la cassa, cioè che andava forse fatto un lavoro migliore con un qualcosa tipo BX Dynamic, cioè qualcosa che vada a prendere la frequenza giusta che magari è sulla cassa e la vada a togliere, ho capito, un sidechain multibanda o un C6 che viene triggerato dalla cassa o dal basso, e lo stesso tra cassa e basso, cioè fare più un lavoro di sidechain multibanda specifico che vai a beccare la frequenza del basso dove la cassa rompe i coglioni, e ogni volta che c'è il colpo di cassa si toglie solo lì, e lo stesso sul campione di voce, capito? Okay. Però a me mi gasa, nel senso, quando sento questo, cioè, si è un po' perso. Allora, i generi nicchia continuano ovviamente, però a me il gasamento che mi dà un certo tipo di musica house, musica tech house, non me la dà nient'altro, no? Perché quando becchi, è come dire, quando senti, come si chiama il francese che ha remixato anche The Weeknd, dai, che poi fa i suoi dischi, oddio, cazzo, non mi viene il nome è tedesco, però è francese, il nome suona da tedesco, oddio. Ami. Che, vabbè, non mi viene il nome, però per dire, quando senti quegli abbinamenti, infatti te lo ve lo dico, perché se cerco The Weeknd secondo me si trova Remix, ne ho parlato, mi sa, già durante, aspetta, è The Weeknd, però ecco, ci sono due pezzi, ovviamente quando lo cerchi non lo troverai mai, infatti, possibile. Comunque, per dire che quando quei dischi suonano, suonano da paura, capito? Cioè, ogni cosa è al suo posto. Comunque, continuate, se vi divertite, vi piace, vi prende bene? Sì, benissimo, ci divertiamo poi. Quindi, ma è anche un genere che poi andate ad ascoltare in discoteca, o no? Quando si poteva andare in discoteca? In realtà è difficile, soprattutto a Napoli, sentire musica del genere. Anche perché le serate di questo genere non tirano. Quindi... Ah, ma dai! Nel nord, quando io stavo in Italia, sono 8-9 anni fa, però secondo me c'è ancora un po' di spazio per quella roba lì. Oppure vai a Berlino, insomma. No, sarebbe la soluzione ideale, in realtà. Comunque, complimenti, ragazzi. Grazie. Giovedì prossimo ti facciamo sentire quelle cose. Dai, fate sentire un'altra cosa, volentieri. Sì, dai. Okay. Grazie mille. Grazie. Dai, alla prossima. Ciao. Anche belle facce. Mi prendono bene, si vede che si divertono. Scusate, The Blaze? No, non dicevo The Blaze, anche se The Blaze mi piace tantissimo. Grazie, 666. Non mi fa vedere chi c'è in lista. Bravo, non mi fa... Ci sono io. Ok, Daniele Chiaro, ti provo a chiamare. Purtroppo non mi fa più vedere la lista. E siamo oltre un'ora, io dovrei staccare che dovrei lavorare. Shago Music, anche tu. Allora, Shago, se vuoi ti provo a chiamare anche a te dopo. Cacchio, no. Ah, faccio la richiesta a Rob Mary Strong. Daniele Chiaro sta vedendo se funziona. Se non funziona, faccio Rob Mary Strong. Daniele Chiaro è in waiting, ma non va. Allora andiamo su Rob Mary Strong. Vado. Scusate, ragazzi, se non vedo più la lista. Devo dire che... Ehi! Ciao! Che ci fai sentire? Allora, ti ho mandato le mail... Ah. Sono nel mini studio che ho a Bergamo, lo studio B. Rob, come si chiama? Rob Mary, così o no? Come si chiama? No, Nano Caino. Ok, Maria Forte? No. Sì. Sì, Maria Forte è il progetto. Ok, e cosa devo sentire in particolare? Allora, Risolto è la canzone che ho scritto qui a Bergamo, perché vivo qui a Bergamo durante la quarantena. Il Risolto può essere interessante, ovviamente il genere di Risolto è molto cantautoriale, quindi non c'è molta elettronica. E, se no, puoi sentire Volendo la Festa, che era il singolo del disco che doveva uscire quando c'è stato poi il lockdown. E Fantasmagore, che era una canzone. Scusa, è tutto quello che sento le foto tue o tu solo canti? Allora, sì, allora, mixaggio, non qui, perché qui questo qui è il setup portatile, la Bergamo che ho, la Apollo 8. Poi c'ho una ventaglia da Canova Max, un Prophet X, poi c'ho l'MPC Live con un Mini Tower. No, dico, e tutto quello che sento l'hai fatto tu, perciò? Sì, tranne la batteria che l'ha suonata il batterista che poi fa il turnista dal vivo. Va bene, vado. Ok. Thank you.
tutto. Ok, ho l'impressione che allora, sì, allora visto così mi sembra una cosa, allora non so come dire, mi sembra veramente una cosa anni 90, tanto che al punto che fai il giro di 360 gradi comincia a diventare di nuovo di moda, nel senso che in America ci comincia a essere un grande ripescaggio dalle sonorità da Smashing Pumpkins, da Nirvana, soprattutto per la composizione. Ho visto tra l'altro che segui anche Trent Reznor, che è uno dei miei più grandi miti, ecco, a livello musicale. Io sono nato come chitarrista, poi... Adesso hai switchato la parte, ma c'era un po' di sintetizzatore. Certo. No, quello che volevo dire io è che però qui invece non è come se mancasse di finire il 360. Io parlo adesso intanto della produzione della base. Perciò, secondo me, quello che manca per farlo diventare magari attuale è che tutta la programmazione, la ritmica dovrebbe essere programmata, dovrebbe essere elettronica, dovrebbe essere tipo Young Blood, per capirci. Sì, no, la batteria è suonata, Questa qui è suonata. Dovresti invece... Se tu volessi renderlo più attuale, dovrebbe essere invece tutto programmato, capito? E sì. Creare questo contrasto di armonia anni 90, chitarra anni 90 e programmazione invece molto più moderna di adesso, capito? Come stanno facendo diversi artisti adesso. Per quanto riguarda la top line, cioè tu lo fai da molto? Quanti anni hai? Sì, allora il mio ex produttore era Migliacci. Uh-huh. E poi adesso, ai tempi insomma, che tu eri uscito con 111 di Tiziano Ferro. Certo. Mi ha preso Migliacci con sé e stava andando tutto quanto per il verso giusto, poi certo. Mi hanno censurato nel 2010 per Sanremo, come hai visto io sono molto gotico, molto non politically correct proprio, mi hanno censurato perché la canzone era di istigazione al suicidio, che in realtà parlava di Cesare Pavese, che okay. Vabbè, comunque no, quindi, io rimaniamo sul punto di vista musicale, quello che dico io è che secondo me visto che il tuo percorso è un percorso molto lungo, perché se parli di 111 parliamo del 2000-2001, perciò sono 20 anni fa, e ti piace ancora farlo? 2003. Allora scusami, avevo 111 in Rosso Relativo, mi sono mentalmente sono andato a Rosso Relativo, comunque vabbè, 17 anni non è che sono pochi. Io ti consiglio, e ti piace ancora farlo, ti consiglio magari di appunto ascoltare queste cose che ti ho detto, questi riferimenti Young Blood, più che anche alcune canzoni di Halsey adesso, dove effettivamente c'è un recupero di questo tipo di sonorità, ma aggiornato con un tipo di programmazione ritmica un po' più moderna, capito? Per quanto riguarda la top line, la canzone mi risulta un po' del passato, capito, tutto, però d'altronde cioè, tu arrivi dal passato in qualche modo, cioè, diciamo che cerco di muovermi anche sul futuro, perché il riff è molto Laplacebo, poi l'armonizzazione del ritornello è un po' più all'abbattiato Blue Vertigo, perché va sulla dissonanza, va sui rivolti, certo. E, comunque ecco, tutto quanto prodotto, comunque dopo io ce l'ho su registrazione, comunque che è più realizzato bene, dai. E se vuoi sentire un'altra canzone, magari non ce la facciamo, che c'ho ancora mille persone. Dai, alla prossima. Okay. Ciao, okay, alla prossima. Ciao. Ciao Michele, sono di Sanremo. No, pensavo che andassi a Sanremo, Monia. Ti ho inviato la mail, mi farebbe piacere sentirci. Vuoi che ti faccio online? Ragazzi, io fra 5 minuti poi stacco, perché veramente devo lavorare. E chi non ho sentito, lo sentiamo giovedì prossimo. Eccoci. Ciao Monia. Ciao Michele. Cosa ciao, ci fai sentire? Allora, vi faccio sentire un brano che ho scritto da poco, e si intitola La mente mente. Sì. E ti ho mandato la mail. Ah, ok. Ascolta, cosa hai fatto? L'hai scritto? Lo hai anche prodotto? Cosa hai fatto? Allora, no, per quanto riguarda la produzione, diciamo che collaboro con un ragazzo che arrangia i brani. E che email devo cercare? moniarusso17@cloud.com. Sai che non ce l'ho? O come? No, Monia Russo? Monia Russo no. 17. No. Purtroppo no. Fammelo sentire da lì, oppure prova a mandarmelo al volo. Ti provo a dire. musica@canova.pro, questo è l'email. Sì, musica, scusami. @canova.pro. Allora, perché non è arrivata? Adesso è arrivato qualcosa che ho sentito? No, è arrivato qualcosa di un'altra persona, che è Alejandro, che ho visto che continua anche lui a scriverci adesso live, no? Aspetta che riprovo, Monia. Ah, infatti mi dice che non ti è arrivata, ha ragione, inviata. Vuoi fammela sentire da lì? Tanto sento bene uguale. Sì, infatti volevo provarla. Come si chiama? La mente mente? Sì.
perché te l'ho mandata da un altro server e adesso io ho il telefono qua, mannaggia. Tranquilla, ma fammela sentire da lì, la sento bene. No, te la voglio far sentire da qua, se no te la devo prendere, perché te l'ho mandata dal telefono perché ce l'avevo qua. Ok, allora faccio da qua, vediamo. Scusami un attimo, pazienza, ci sono. Tranquilla. Entrata, inviata. Eccoti qua, qua. Sta caricando, abbi pazienza, scusami. Perché mi trovo a Roma, non voglio far perdere tempo. Ok, eccola qua, intende. Ok, vediamo se me la fa sentire. Vai. Sì, perfetto, la sto scaricando. Mettiamo qua l'audio. Mi dice 3 minuti rimanenti, la sta scaricando. È una cosa, guarda. Facciamo giorni prossimi, perché io purtroppo adesso devo un po' staccare e ho anche una lista di milioni di persone. Certo. Dai, prossima volta, giovedì prossimo. Aspetta. Ok, va bene. Okay, alla prossima, va bene. Ciao Monia. Ciao. Advocators, dai, l'ultimo, Advocators, go live with Advocators, che ho visto che mi è appena arrivato. Sono curioso il nome. Però ciao! Ne vedo due. È sempre lo stesso. Cioè, ho visto due email. Uno delle 2.32 e uno delle 2.43. È la stessa. È la ok, stessa. Cos'è? Chi sei? Chi siete? No, sono solo io. Mi chiamo Guglielmo. Ciao Guglielmo. Ciao, sono di Bologna. E niente, io ho scritto e cantato il brano, però me lo produce la mia etichetta di Bologna, sempre, che si chiama San Luca Sound. Ah, l'ho visto San Luca Sound l'altro giorno, qualcuno mi ha girato qualcos'altro, forse, ma non eri tu, o sì? Tu mi avevi già girato delle cose. Ero io. Sì. Sì, ma... Però, vabbè, adesso lo sento. E Avvocatoros cos'è? Il titolo del pezzo? No, è il mio profilo, è il mio profilo. Ok, vado. Grazie. Se le nuove pile come devo fartelo capire. La classe è una casa rara, infatti non è acqua. Guarda noi, guarda si può, è lì da vedere, poi da incontrare come Peggy Blinders. Vestito così potrei sedere alla Casa Bianca, parlare con la stampa o fare una copia in banca. L'abito non fa un manacco, ma sbagli di grasso basta dire, ma se non ce l'ho, no, te abbordo. Ma l'avevi già girato o no? Perché mi ricordo di questo pezzo che tu mi avevi girato pochi giorni fa, in cui c'era tutta una parte in inglese. No, questo non te l'avevo mandato. Forse ce n'era un altro, che lui è un rapper. Ok. Non capisco questa follia. Cioè, non capisco, perché comunque non scrivi male, no? Ma che cazzo me ne frega di sentire uno che arriva e comincia a rappare in inglese? Cioè, da dove arriva la follia? Ti dico, io ho vissuto in America, ho vissuto in California e okay. Mi piace un sacco il rap americano. Però quindi... in quel pezzo che mi avevi girato, non ci sembrava, c'era un clash, perché la base non era credibile, capito? Sì, infatti, le produzioni sono tutte da poi da anche male. Un po' comunque come entra, cioè non c'è, però c'è qualcosa, cioè nelle tue cose non ne sono male, eh? Cioè a me piace, però non, è come se stessi sbagliando la produzione. Non so, o come se ancora no... Ma è da tanto che lo fai o hai cominciato da poco? No, è da un anno e ho lavorato pochissimo perché c'è stata la quarantena, il lockdown. Ma tu cosa fai in realtà di lavoro? No, io sono laureato in product design e da quest'anno. Certo. E adesso, niente, sono proprio alla ricerca di un produttore con cui abbia una sintonia. Comunque, devi anche scrivere tanto. È da tanto che scrivi o già scrivevi da sempre o no? No, è da un anno. Cioè, è da un anno, però canzone su canzone mi accorgo che cambiare tante io cose. Io sento che tu hai qualcosa di figo, comunque. Perché l'avevo notato anche l'altra volta. Cioè,
è anche, c'è anche qualcosa che secondo me tu devi ancora esplorare di te stesso, capito? Della parte musicale, della parte di scrittura. E magari sarebbe bello che costantemente ci aggiorni con robe, capito? Magari, non so, fra un mese scrivi un'altra roba e ci mandi il pezzo, o me lo mandi a me privatamente come hai fatto, o magari ti mando io due basi su cui provare a scrivere, capito? Perché secondo me sento che un po' la base è un po' il limite, capito? Sento un po' un limite. E allora non capisco certe... Cioè, da un lato, non capisco se fai sul serio o scherzi, capito? Certe volte. Cioè, che sì, poi no, anche... no. Quando scrivo ho sempre un po' un atteggiamento, diciamo, un po' spocchioso, ironico. Certo. Perché sono un po' così io. E ho subito confidenza e quindi è il mio modo di fare. Non sono una persona molto introversa. Perché magari da piccolo sono andato molto in giro, certo, per studiare l'inglese eccetera, ma e quindi questo è un po' il mio stile. No, ma c'è qualcosa, e indubbiamente c'è qualcosa che mi incuriosisce. Sento appunto dei clash, delle cose che dico, ma che cosa c'entra adesso questo che arriva e comincia a rappare? Cioè, però non è che non mi piace, dico, non capisco. Però sai, nella follia, cioè probabilmente sei proprio all'inizio, ma c'è qualcosa, capito? Perciò aggiornaci costantemente. Se non mi ricordo io, riscrivimi un'email sempre a Musica Nuova, di oh, mi avevi detto che mi mandavi due basi, me le mandi. Va benissimo. Non ti fare problemi, capito? O scrivimi in DM su Instagram, che lo vedo, insomma. Ok. Grazie. Dai, alla prossima. Grazie mille. Buona fortuna per tutto intanto. Ciao. Anche a te, grazie. Ciao. So, il mix di sorriso, dei testi che scrive, che secondo me, lavorando un po'... Ragazzi, io, scusate, devo veramente staccare, perché è da 1:20 che stiamo facendo questa cosa e devo finire dei brani. Perciò vi prometto che ci vediamo giovedì. Però, anzi, ragazzi, giovedì prossimo... sarà il giovedì in cui faremo la puntata di Canova Ascolta su Twitch. Perciò rimanete diciamo collegati al mio Instagram, perché vi spiegherò tutto. I 4, tra virgolette, vincitori, di cui le prime tre appuntamenti di Canova Ascolta, abbiamo già deciso chi, e poi lo scriveremo. Per oggi non so ancora chi vincerà, chi mi ha catturato. Forse Claro Music, perché c'era quel primo brano che ci interessava, forse anche il ragazzo di Napoli, 14enne, che produce, insomma, uno di questi due. E la prossima settimana, invece di farlo così su Instagram, lo faremo su Twitch. Voi mi chiamerete su una linea Zoom che vi darò, e insieme proveremo ad ascoltare meglio i brani che ci avete proposto, e per cercare di trovare una soluzione migliore o peggiore. Cioè, peggiore spero di no, una soluzione migliore. Alla prossima, ragazzi. Intanto ci vediamo domani con Canova EG Live con Pinac.